Il video di oggi è un po' diverso, perché non è una storia, o meglio, non sarò io a raccontarla. 15 anni fa, la domenica mattina voleva dire guardare la partita del Cervia in attesa del pomeriggio di Serie A. L'allenatore di quella spedizione che fece un successo estremo su Mediaset era Ciccio Graziani, uno degli uomini più rappresentativi, Lorenzo Spagnoli, attualmente presidente del Limolese in Serie C. Grazie anche all'aiuto dei ragazzi di Italia Football Atelier, li abbiamo contattati, saranno loro a raccontarci il Cervia 15 anni dopo. Mister Ciccio Graziani, ciao mister. Ciao, buongiorno. Lorenzo Spagnoli. Fammi mandare un grande abbraccio a Lorenzo, che è stato, ciao, uno dei miei prediletti lui. Uno dei prediletti? Mister. Sì, sì, assolutamente sì. Primo, perché era un ragazzo che meritava sicuramente qualche categoria in più rispetto a quello che ha fatto. Come calciava le punizioni lui era una cosa sublime. Bravissimo, incredibile. E poi l'aspetto ancora più importante è che era un ragazzo d'oro, un ragazzo meraviglioso, educato, rispettoso, e quindi a maggior ragione sono stato felicissimo di averlo conosciuto e di aver avuto la fortuna di condividere con lui tante belle cose in quei due anni. Grazie mille mister, grazie veramente. Parto da Ciccio, come ti chiamarono per quell'avventura e soprattutto se all'inizio pensavano a qualche altra squadra o avevano già individuato il Cervia? No, io mi hanno chiamato quando già erano le cose abbastanza fatte, perché c'era già l'accordo col Cervia, sapevamo che quella doveva essere la squadra che Mediaset aveva individuato. All'inizio ero un po' perplesso perché avevo il timore di andare incontro a fare cose che non mi sarebbe mai piaciuto fare. Cioè, la televisione è una cosa bella, però dipende da come la fai. E quando poi mi hanno spiegato il progetto, ho capito che noi dovevamo essere una squadra di calcio vera, però all'interno di un contenitore televisivo. Era un reality, dove c'erano delle dinamiche da reality. Però la cosa che mi ha convinto è che noi eravamo davvero una squadra di calcio seria, non è che eravamo una squadra dei globetrotter o della gente che andava in giro per l'Italia a fare o belle o brutte figure, no? L'aspetto primario era fare una cosa bella calcisticamente parlando. Poi c'era il discorso televisivo e lì sono stato uno dei primi a capire che se gestito bene il discorso televisivo poteva portarti anche dei grandi vantaggi a livello di immagine, soprattutto a livello di immagine, ecco, per me e per i ragazzi. Ecco, Lorenzo, all'inizio c'erano le selezioni, però per alcuni giocatori, cioè, come funzionava l'ingresso nella squadra? C'erano le selezioni per tutti oppure qualcuno chiamavano? Come funzionava? No, le selezioni bene o male le abbiamo dovute fare tutte, sia a livello tecnico in campo. Magari qualcuno l'avrà fatto un po' di più, qualcuno un po' di meno, però dopo c'era anche tutta la parte televisiva, quindi c'erano anche i provini televisivi. Io mi ricordo che l'imbarazzo che avevo quando mi hanno messo davanti 8-9 telecamere e mi hanno fatto il provino televisivo, che io proprio un po' per carattere, un po' perché fino a quel giorno lì avevo sempre fatto il calciatore, avevo fatto tutto il settore giovanile al Verona, avevo fatto 4-5 anni di Serie C, tra l'altro l'anno prima con il mister, quindi ci conoscevamo già e avevamo fatto un'esperienza insieme a Montevarchi. Quindi quando mi sono ritrovato lì, finché c'era da fare una partita in campo e un provino in campo, ero a mio agio e andava bene tutto. Dopo il provino televisivo, ti sono sincero, è stato veramente difficile. Come è stato difficile i primi mesi con quelle telecamere che ti seguivano ovunque, sia fuori dalla residenza e sia in residenza, perché come ti muovevi sentivi proprio il rumore delle telecamerine che ti seguivano. Io non ti nego che i primi mesi e mezzo o due ero veramente molto in difficoltà, ma il mister lo sa, perché poi ci siamo anche parlati e mi ricordo che mi disse: Spagno, se non ti dà una mossa anche a livello televisivo, cioè qui non ci puoi stare.
e lì dopo piano piano siamo un po' tutti abituati a questa nostra nuova vita, perché poi è stato un pezzo di vita particolarissima e un po' fuori dalla realtà. E infatti secondo me dovevamo essere bravi a prenderla proprio come un anno di vacanza sì, senza farci prendere troppo, perché sennò dopo era difficile uscirne. Forse il più abituato da questo punto di vista era Ciccio Graziani. Sì, no, io ero più abituato di loro, avevo già fatto televisione, Lorenzo, Oscar Di Matteo, altri ragazzi che avevo già avuto io a Montevarchi, Olivieri, questi li ho salvati io in parte, perché allora le cose devono andare avanti bene dal punto di vista tecnico e dal punto di vista televisivo, e francamente loro erano meno abituati. Poi per carattere c'è chi è portato a fare bene davanti alla telecamera, chi invece no. Lorenzo e qualcun altro erano un po' più in difficoltà, però io avevo la fortuna e gli accordi erano che una parte di calciatori li decidevo io, indipendentemente poi dall'aspetto televisivo. Poi è chiaro, come diceva Lorenzo, poi dopo un po' ti stimolavano, ti aiutavano, ti facevano capire alcune cose che comunque dovevi fare a livello televisivo. Però poi ecco, la fortuna che ho avuto è che alcuni ragazzi, quando io dicevo no, questo indipendentemente dall'aspetto televisivo, questo lo voglio perché a me mi serve, me lo lasciavano, anche perché eravamo già d'accordo che una gran parte di calciatori li potevo decidere io e una parte lo decideva la produzione, e questo a me alla fine era un compromesso che mandava anche bene. Anche perché secondo me poi dopo alla fine c'era la partita la domenica, che era importante, esatto, dopo vincere, perché dopo se non vincevi dopo era tutto più complicato. Ma la nostra forza secondo me è stato che c'era un bel mix all'interno della squadra, c'erano quei 5, 6, 7 più portati allo show, alla televisione, e si prendevano il loro spazio quando c'era da prendersi lo spazio a livello proprio televisivo, e c'erano quei 5, 6, 7 che erano magari più portati a livello sportivo e si prendevano il loro spazio alla partita, e questo rispetto tra di noi ha portato secondo me a far sì che il primo anno è stato un successo. Ecco, su questo avete parlato della partita. È vero che all'inizio la partita non andava in chiaro su Mediaset, e poi è stato il campo ad alzare gli ascolti anche dei reality? Beh, no, non c'è dubbio che l'aspetto sportivo è stato predominante, ma siamo partiti con degli ascolti non per quello che erano le aspettative di Mediaset, no? Tant'è vero, dopo la seconda, la terza partita hanno cominciato qualcuno a storcere un po' il naso, dice: ma avrà senso mandare in diretta questa squadra? E meno male che avevamo un sostenitore fortissimo, che era Pier Silvio Berlusconi, e lui è stato quello che ha creduto maggiormente in questo progetto, e quindi ha insistito, perché lui una volta mi fece un paragone, mi disse: anche noi con Amici, con la Maria De Filippi, l'inizio è stato disastroso, gli ascolti erano bassissimi e pensavano di poterlo chiudere quel format. Poi piano piano gli ascolti sono cominciati a crescere, c'è stato sempre più interesse, e quindi sono venuti fuori dei numeri straordinari, e da lì è partito il progetto, che ha portato grandi soddisfazioni. Però all'inizio è stato un po' difficoltoso, poi la competitività della squadra, i ragazzi che hanno cominciato a interagire meglio con la telecamera, a creare interesse, dopo piano piano ecco che tutto è cresciuto intorno a questa squadra e siamo diventati la 21esima squadra di Serie A. Poi calcisticamente parlando, faccio un esempio, mi chiamava Carlo Ancelotti, mi chiamava Novellino, mi chiamavano degli allenatori di Serie A e mi dicevano: Ciccio, guarda che con questi è un problema, perché tutti vogliono ritardare di un quarto d'ora il mangiare, perché vogliono vedere il primo tempo e poi vogliono vedere tu quando ti incazzi nello spogliatoio.
e siamo diventati praticamente molto appetibili, e questo ci ha fatto enormemente piacere, perché poi l'aspetto primario è che noi abbiamo dato a questi ragazzi la possibilità, come diceva Lorenzo, di vivere un anno particolare, un anno di sogni, un anno di aspettative, di opportunità, anche se poi sapevamo che insomma la categoria per questi ragazzi poteva essere quella, per alcuni anche qualcosa in più, ma insomma eravamo molto realisti, no? Aver dato la possibilità a questi ragazzi di vivere un anno all'interno di un sogno, beh, è stato per loro una gran bella soddisfazione. Infatti io ho vissuto tanti gruppi, no, di squadre, tanti spogliatoi, e io quando parlo anche con i ragazzi del Cervia, quello che abbiamo vissuto insieme quell'anno lì è diverso che un altro anno calcistico in una squadra normale, perché abbiamo vissuto insieme delle situazioni anche più grandi di noi, no? A livello mediatico, a livello di immagine, ci fermavano con gli autografi. All'inizio eravamo quasi un po' spaventati perché non eravamo abituati. A un certo punto ci siamo ritrovati veramente che ci fermavano per gli autografi o per le foto, e questa cosa, superarla insieme, grazie al mister che ci ha aiutato tanto, perché ci sentivamo molto protetti dal mister a noi, non solo in campo ma proprio nella gestione proprio della nostra persona in quel momento, in una cosa più grande di noi, e tutta questa cosa qui ha fatto sì che ora tra di noi c'è un rapporto che va oltre al compagno di squadra o all'ex compagno di squadra. E infatti quando ci sentiamo e ci vediamo tuttora, ci sentiamo che abbiamo un legame speciale rispetto a un qualsiasi altro ex compagno di squadra che senti sempre volentieri, però hai un qualcosa in meno rispetto a quel gruppo di quegli anni lì, ma proprio per queste sensazioni e esperienze più grandi di noi che abbiamo dovuto superare insieme e vivere insieme. Ecco Lorenzo, la giornata tipo come si svolgeva? Ah, ma era un casino, non lo sapevamo neanche noi. Quando ci svegliavamo era tutta una sorpresa. Ci svegliavamo e niente, c'erano mille cose da fare che a volte potevano anche distrarre un po' dall'obiettivo che per tutti noi era vincere il campionato e fare bene. Infatti io dico sempre, sì, forse eravamo anche più forti di tutti quell'anno lì, però non è stato semplice vincere, perché ogni domenica la gente ci affrontava con la bava alla bocca, era la partita della vita per loro, perché andavano in televisione, noi bene o male ci andavamo sempre, quindi alla fine diventa anche più normale, no? Per noi, e più avevamo mille distrazioni, avevamo mille cose da fare, avevamo mille impegni, ma quindi tipo, secondo me vincere quell'anno lì è stato un'impresa, vi dico proprio cosa la penso. Fare in quella giornata, cioè nella giornata... Una giornata normale, diciamo, dentro il Cervia, quali erano le mansioni da sbrigare? Ma niente, ti svegliavi alla mattina e ci poteva essere qualsiasi tipo di impegno che lo scoprivi lì per lì, e poteva essere una registrazione fuori dalla residenza, poteva essere un incontro con un ospite, poteva essere un allenamento in più, e poi ci allenavamo tutti i giorni, noi non avevamo un giorno libero, mi sembra di ricordare, cioè anche giocavi la domenica, lunedì ti allenavi, martedì, mercoledì, sabato c'erano le trasmissioni della Serie A. Serie A lunedì, c'erano le trasmissioni a lunedì, mi sembra il post partita a Mirabilandia, un'ora e mezza di trasmissione, c'era il sabato il pre partita, e dovevi andare a Milano, magari c'erano degli sponsor. E mi ricordo che il giovedì, poi dopo per fortuna il mister secondo me le ha bloccate, c'erano delle feste obbligatorie da andare all'Idroscalo, ma dovevi fare le due di notte, cioè anche se io volevo andare alla mezzanotte e mezzo non potevo, perché dovevo fare quell'orario lì. Quindi ti dico, è stato un anno meraviglioso, perché è un'esperienza di vita fantastica, però gli impegni erano tanti, e riuscire a vincere quel campionato lì, raggiungere l'obiettivo, per me è stata un'impresa. Mister, una delle, come hai già detto anche te prima, una delle grandi cose di quel reality erano le tue incazzature. Poi per quanto tempo ti sei portato dietro il fatto che anche la Jalapas insomma aveva fatto la Jalapas sono degli amici straordinari. Tra l'altro ho fatto un programma con loro proprio nei mondiali ultimi in Russia, ma loro mi hanno dato la possibilità anche nel divertimento di diventare ancora più personaggio.
Ma però, come diceva Lorenzo, spesso io mi rammaricavo del fatto che questi ragazzi erano ogni giorno soggetti a troppi impegni, a troppe situazioni, e devono fare delle esterne. A volte tornavano in residenza a mangiare in ritardo, e a me preoccupava molto questa cosa qui, perché poi dicevo, nel momento che si vengono a allenare, hanno la voglia di allenarsi, però sono stanchi, gli fate fare troppe cose a questi ragazzi. Però era anche un modo per tenerli vivi, per tenerli impegnati sempre. Come diceva Lorenzo, era per loro era molto faticoso, e delle volte io cercavo di intervenire per allentare un po' tutti gli impegni che spesso venivano soggetti loro. Però poi, ripeto, non c'era modo di annoiarsi, era una scoperta continua. Ogni giorno c'era qualcosa di nuovo da fare, a volte c'erano delle cose noiose, ripetitive, che ti rompevano un po' le scatole, a volte invece erano delle cose che ti entusiasmavano perché facevi qualcosa di diverso rispetto a una semplice squadra di calcio. Dal punto di vista sportivo c'è da pensare che tutte le altre squadre poi, in virtù della nostra presenza, siano rinforzate tutte. Ed era ogni domenica era una battaglia, perché tutti volevano sfidare il Cervia, tutti volevano vincere col Cervia. Tanti giocatori di categorie più alte erano venuti in eccellenza quell'anno lì, proprio perché c'era quella visibilità. Esatto, proprio per questo. E quindi fino a un certo periodo della stagione eravamo veramente messi a dura prova per essere competitivi insieme a delle altre squadre. Poi dopo, all'ultimo, abbiamo fatto la differenza, perché noi avevamo dei calciatori sicuramente più bravi degli altri, e siamo riusciti a vincere, ma non è stato facile vincere, però è stato un anno per tutti noi di un'esperienza non soltanto calcistica, ma anche di vita sociale. Come diceva Lorenzo, il fatto che con questi ragazzi si sentono, si vedono, si apprezzano, si stimano, è perché hai vissuto un anno veramente di grande socialità insieme a tutti dentro quella residenza. Mister, anche nel mio nuovo lavoro di adesso, questa è mia nuova esperienza, che ormai lo faccio da 8 anni, quell'anno lì... Tra parentesi, scusa, ricordiamo Lorenzo Spagnoli, in questo momento è presidente del Limolese, sì, in Serie C, per chi non lo sapesse. Cioè, secondo me mi ha aiutato molto, perché quell'anno lì mi ha rafforzato a livello proprio di sicurezza personale, cioè proprio come uomo, come persona. E grazie anche a quell'anno lì, secondo me, mi sta aiutando in questa nuova esperienza da presidente di calcio. Quindi sì, a livello proprio di esperienza di vita, quell'anno lì è stato bello, molto bello e formativo. Mister, qual è stato il giocatore che ti ha fatto arrabbiare di più? Ma se devo dirne uno, Gullo, perché Gullo era come dire, l'anima della parte più scherzosa, più divertente, più, come dire, per tanti versi era un po' un capobanda, no? Ma di quelli bravi, di quelli buoni. Però direi lui, anche Moschino ogni tanto mi faceva girare le scatole, perché capivo che aveva delle grandi potenzialità, ma che spesso non andava a migliorarle. A lui gli bastava fare una giocata per dire: io ho fatto il mio. E allora io ho cercato di fargli capire che di giocate ne doveva fare molte di più. Però era... Allora, c'è da dire una cosa. A volte erano vere le mie arrabbiature, perché volevo che questi ragazzi capissero che noi eravamo una squadra di calcio seria, vera. A volte, devo essere sincero, qualche arrabbiatura era un po' costruita, perché bisognava sempre ricordarsi che noi eravamo all'interno di un contenitore televisivo e quindi dovevamo essere un po' appetibili. Non nego che alcune situazioni le avevamo create anche un po' con gli autori, era già stato stabilito. Però tutte cose lecite e tutte cose che devono sempre andare a vantaggio della crescita di questi ragazzi. Ho capito. Hai parlato di Moschino. Adesso, se mi riesce, con la condivisione dello schermo, vi faccio vedere una cosa. Saluto mister Graziani,
tutti i miei amici del Cervia, dell'avventura di Cervia. Che dirvi, è stata un'esperienza indelebile nella mia vita, che difficilmente si potrà ripetere. Tutto bello, calcio, la vita quotidiana che ci accompagnava nell'avventura, nuove esperienze, nuovi incontri, conoscere persone spettacolari, far parte del mondo, diciamo fra virgolette, dei VIP. Dai, è stata la più bella cosa che mi è capitata nella mia vita, oltre ai miei figli però. Comunque voglio fare un saluto a tutti i miei amici del Cervia, a Mr. Graziani e a tutti gli amici che ci seguono, in tanti ancora adesso. Sono passati 16 anni e ci seguono sempre, abbiamo sempre un buon riscontro. Un abbraccio e un saluto da Claudio Moschino. Ciao ragazzi. Ho da raccontarvi anche un aneddoto. Comunque il secondo anno c'era la più importante festa di Dolce Gabbana, i 20 anni di Dolce Gabbana a Milano. Allora chiesi a mister, posso andare a Milano a fare la festa? Sono stato invitato. Non Mosco, purtroppo domenica c'è una partita importante e non puoi andare. Va bene mister, la ringrazio lo stesso. Comunque che feci? Io misi un cuscino sotto al letto e me ne andai a Milano. Il giorno dopo Magrini mi scoprì e la domenica andai in tribuna. Però con giusta ragione, però i 20 anni di Dolce Gabbana non si potevano perdere. Beh, no, questa è una cosa che francamente non mi ricordavo, è passato tanto tempo, non mi ricordavo. Però da Moschino questa è una cosa che te la potevi aspettare. È facile. Però devo dire che poi alla fine ero contento anche di lui, perché gli avevo fatto capire che lui poteva, attraverso quell'esperienza, anche riproporsi anche come calciatore. Non so a quali livelli, però ho cercato di fargli capire che se avessi insistito a fare determinate cose, poteva ancora sperare di guadagnare qualcosa col calcio. Ma lui, francamente, non mi ha dato retta, perché poi lui si è buttato sul gossip ed è stata un po' la sua negatività, ecco. Perché sia lui, Gullo e altri ragazzi che sono andati poi verso una direzione diversa, hanno retto un po' di mesi, poi alla fine si sono persi. Mentre invece Moschino, sono convinto che se avesse dato retta ai miei consigli, qualche anno di C in più l'avrebbe potuto fare, certo non guadagnando grandi cifre, ma potendosi divertire ancora col calcio. Invece lui si è buttato nel gossip e questo secondo me è stato un grave errore. Lorenzo Spagnoli, una delle parti diciamo più televisive che sportive era il fatto che il Cervia era ospitato appunto a fare serate, in realtà anche dopo la chiusura del programma. Di queste serate alcune dicevano insomma che il mister non sapeva. È vera questa cosa che andava ogni tanto c'era chi andava a fare serata insomma all'insaputa, o era una costruzione televisiva? No, noi... Io poi no, quelle serate lì che dici tu ne ho fatte veramente poche, ma perché era il mio modo di essere, anche perché quello lì io credevo tanto in quel programma a livello di visibilità, e io ho dato veramente tutto me stesso per riuscire ad avere una visibilità calcistica che mi portava magari a migliorare la mia carriera. Mi ero preso proprio quell'anno lì proprio per una vetrina, ma parlando anche con il mister prima di scegliere di iniziare questa avventura, perché ripeto, ci conoscevamo da Montevarchi, quindi ci eravamo parlati in estate quando mi ha sottoposto magari questo progetto che c'era. Quindi io sono stato veramente molto, molto attento anche alla vita privata, a far serata. Poi ovvio che qualcuno le facevi, perché poi avevo 24 anni, quindi... Beh, certo. qualche situazione carina l'ho vissuta anch'io, però rispetto a tanti miei compagni ero un po' più attento. Il più pazzo chi era? Ma io lì, se mi dovevo cambiare con qualcuno per la vita notturna, io con Alfieri avrei fatto cambio volentieri. Che poi fece anche un film Alfieri, se non sbaglio, sulla vita, sì. Vita Smeralda, sì. Con Jerry Calà, davvero. Anche altri ragazzi hanno fatto l'apparizione, c'era Morelli, mi sembra, Picerni, anche loro hanno fatto l'apparizione, sì. Okay.
Per quanto riguarda invece il tuo rapporto con Bertaccini, era il portiere di quel Cervia e credo forse l'unico che è rimasto anche dopo la chiusura, cioè è rimasto al Cervia dopo il reality. Sì. Il tuo rapporto, Lorenzo, con Bertaccini, che credo sia ancora oggi forte. Sì. Ma io fortissimo, anche perché poi io sono tornato a Cervia anche dopo ho finito il reality, ho fatto mezzo anno di Serie D dopo qualche anno e poi ho fatto 2 o 3 anni che mi sono fermato a Cervia, anche vivevo a Milano Marittima, l'avevo presa come una mia seconda casa e poi dopo è successo che sono venuto qua a Imola avendo anche dei problemi proprio anche di famiglia, avevo divorziato con la moglie, quindi poi sono venuto qui a Imola con una nuova compagna e Bertaccini l'ho portato qui a Imola a fare l'allenatore dei portieri. Quindi abbiamo anche lavorato insieme per altri 3 o 4 anni. Poi lui l'anno scorso è il primo anno che non lavoriamo insieme perché ha avuto la possibilità di andare a Trapani in Serie B con mister Francesco Baldini e quindi ha avuto questa chance ed è andato. Però abbiamo lavorato insieme anche qui a Imola, lui come allenatore dei portieri per 3-4 anni. Insieme a Ricci anche Ricci ha iniziato insieme a me l'avventura di qui a Imola. Per 3-4 anni, poi anche lui faceva fatica da Ravenna a venire a Imola tutti i giorni e si è fermato a Ravenna, ora collabora con Ravenna, 7 giorni del Ravenna, però sono 2 ragazzi che abbiamo continuato anche dopo a frequentarci e a lavorare anche insieme. Ciccio, un'altra cosa che forse ti faceva arrabbiare per davvero questa, è che la formazione non la facevi tutta te, almeno quello che era il regolamento è che 3 giocatori della formazione tipo che andava in campo, li sceglieva col televoto il pubblico. Ma guarda, all'inizio ero entusiasta di questa cosa qui, perché capivo che se il pubblico aveva voce in capitolo, si poteva appassionare di più. Uno che pensa che attraverso il suo voto può far giocare Tizio anziché Caio, beh, io all'inizio l'ho vista come una cosa molto positiva, proprio perché la gente potesse appassionarsi di più. Poi nel tempo invece mi sono accorto che spesso mi penalizzavano, perché soprattutto quando tu avevi l'obbligatorietà di far giocare i giovani e poi una volta che io per esempio mettevo in campo il figlio di Maradona perché mi serviva, perché non solo era bravo ma perché era un 85, mi liberava, che ne so, il posto in porta dove io potevo farci giocare Bertaccini e non il giovane. E poi nel tempo, insomma, qualche volta mi sono dispiaciuto perché mi scombinavano un po' le situazioni che avevo in testa. Però era anche quello, dopo nel tempo ho capito, anche attraverso le chiacchierate con gli autori, che diventava una cosa normale, insomma. Ecco, ci ho fatto l'abitudine. All'inizio mi piaceva, poi mi faceva un po' arrabbiare, poi alla fine ho detto va bene così, ho capito tante cose. Ecco, però anche quell'aspetto lì era importante, perché sapere che chi chiamava, chi votava, si sentiva parte dentro questo progetto, alla fine mi faceva piacere. Ecco, hai parlato di Maradona Junior, che purtroppo abbiamo provato a contattare, ma chiaramente adesso certo. non poteva. Che figura era? Che personaggio era? Era un ragazzo dolcissimo, bravo, educato, dotato anche tecnicamente. L'unica cosa che io gli rimproveravo è che tendeva un po' a ingrassare lui e doveva stare un po' più attento al mangiare. Mi viene a dire come il babbo, come il padre. Mi viene a dire come il padre. Sì, esatto. Un po' come il papà, no? E un'altra cosa dove cercavo di stimolarlo è sull'aspetto atletico. Lui era uno che arrivava a una soglia di fatica e oltre non andava. E gli dicevo invece, Diego, devi andare oltre, perché se no tu reggi mezz'ora e poi vai subito in affanno. E lui ha tentato di aiutarsi sotto questo mio consiglio, però non era nelle sue corde. Io vedevo che faceva tanta fatica a migliorarsi sotto quell'aspetto lì e quindi non ha avuto le soddisfazioni che tecnicamente meritava, proprio secondo me perché l'aspetto fisico l'ha un po' penalizzato. Non era tanto
l'altezza o l'estetica, era proprio il fatto proprio di forza, di resistenza che a lui venivano meno, e quando venivano meno queste cose qui lui perdeva competitività. Certo. Io chiedo invece a Lorenzo Spagnoli, c'era un'altra figura che era presente, non so se però nella seconda stagione, allora questo se lo devo chiedere, la figura di Livio Sgarbi, che era il mental coach. La prima. È conosciuto, ecco. Nel programma veniva definito, descritto anche un po' in maniera scherzosa, veniva preso in giro, mi ricordo Scandroglio lo prendeva in giro, poi però sono andato a guardare quello che ha fatto Livio Sgarbi, è stato mental coach di Vincenzo Iaquinta, di Sebastian Frey, quindi la mia domanda è: che personaggio era Livio Sgarbi? Serviva veramente o no? Ma intanto l'abbiamo vissuto poco, perché abbiamo fatto pochi incontri, qualche incontro. Mi ricordo una volta siamo andati anche da lui a Reggio Emilia, in questo parco natura dove ci faceva buttare giù da degli alberi, ci faceva dire delle frasi, ha fatto qualche lezione in residenza. E poi mi ricordo un episodio, un aneddoto, che secondo me è ancora su YouTube, che è venuto al campo d'allenamento mentre calciavamo delle punizioni, c'eravamo io e Moschino a calciare delle punizioni, che bene o male anche Moschino calciava molto bene le punizioni, quindi eravamo due che in allenamento ci divertivamo, riuscivamo a calciare sempre abbastanza bene. E mi ricordo con i consigli di Livio Sgarbi non ne abbiamo azzeccata una, le calciavamo tutte sopra i pini, addosso alla barriera, quindi un disastro completo. E c'è il mister che, mi ricordo, incazzato, si gira verso Magrini e dice: basta, questo lo dobbiamo andare via, perché tanto fa solo dei danni. E da lì non l'abbiamo più visto. Non so se magari è stato il mister o meno, però dopo non l'abbiamo più visto. È stato il mister? No, sai, allora, nella vita si può sempre imparare qualcosa. E secondo me lui era molto preparato. E poi con gli autori, a un certo punto, quando abbiamo capito che il suo ruolo non era così importante poi all'interno del reality, abbiamo trovato la maniera per poterne uscire tutti nel modo migliore. Lui doveva uscirne bene, noi dovevamo allontanarlo nel modo più logico e più giusto, perché lui era un professionista serio, né? Nelle sue idee, nel suo modo di fare, era uno preparato. Però poi nella realtà in cui vivevamo noi non avevamo proprio bisogno di questo mental coach, anzi delle volte io esageravo proprio per entrare nella testa di questi ragazzi, e questa figura veniva meno. Quando poi abbiamo capito che calcisticamente non c'entrava più nulla, l'abbiamo ringraziato e lui è uscito fuori, è uscito di scena, ma tutto è stato fatto salvaguardando la professione di ognuno, e quindi lui è andato via felice di aver fatto una piccola esperienza, e noi siamo stati contenti, perché in fondo poi quella cosa lì che lui faceva ha destato anche un po' di interesse. Allora, se posso aggiungere una cosa, lui il vero mental coach l'avevamo già in panchina, che era il mister, perché ti posso assicurare che se ha la qualità, secondo me, migliore che ha il mister, è proprio quella di entrarti nella testa, e se puoi dare 100 ti fa dare 105, ma per come è fatto lui, è un'esperienza mia personale, io è la prima volta che solo con lui, che quando ero nel sottopassaggio o per entrare in campo guardavo gli avversari e mi sentivo più forte, cioè avevo già la sensazione di riuscire a vincere la partita, di riuscire a vincere i duelli, perché il lavoro con il mister settimanale ti dà tutto questo. Ma l'ho avuto a Cervia, ma lo avevo anche a Montemarchi, anche se era un'annata difficile perché ci dovevamo salvare, quindi non eravamo un mega squadrone, però in quel periodo lì che ci ha allenato il mister, io quando entravo in campo anche quell'anno lì in C a Montemarchi avevo la sensazione di sentirmi più forte dell'avversario, e questo secondo me è una dote che il mister ha dentro lui e riesce a trasmetterla, è la cosa più difficile. È bellissimo questo. Io ho un'ultima domanda, sia per il ministro Ciccio Graziani che per Lorenzo Spagnoli. Parto da Ciccio Graziani. A parte, no, due domande. La prima è sulla figura di Magrini.
Giancarlo Magrini, perché era il vice, il direttore sportivo, comunque era un uomo del territorio che conosceva bene Cervia, conosceva bene il calcio romagnolo. Che figura era? Ma io l'ho vissuta benissimo, perché era una persona di un'educazione, di un rispetto straordinario, Giancarlo. Io lo vedevo come la figura di un fratello maggiore. Quando avevo dei dubbi, quando avevo delle incertezze, quando avevo bisogno di qualche consiglio, lo chiamavo a qualsiasi ora. Lavoravamo in simbiosi. Io gli davo lo spazio che lui mi richiedeva e che meritava, ma lui non è mai stato invadente, non è mai stato irrispettoso. Anche delle volte, quando faceva delle cose, mi veniva sempre a chiedere: ma posso fare questo, ma posso fare quell'altro? Io dicevo: Giancarlo, non me lo chiedere, quanto ti senti di fare qualcosa, fallo, perché sei in grado di fare qualsiasi cosa. Anzi, spesso nei miei dubbi su alcune formazioni, su alcune scelte da fare sul campo, lo tenevo sempre presente, perché io volevo che lui fosse sempre accanto a me, che si sentisse importante. Non volevo mai pensare che la mia figura, come dire, diventasse un'ombra ingombrante per lui. Lui doveva sempre camminare a fianco a me, stare vicino a me, perché poi a lui gli piaceva questa cosa qui. Lo vedevo sorridente, lo vedevo felice, e quando potevo gli davo anche delle responsabilità ben precise, perché ero convinto che lui le portasse a termine poi nel modo migliore. Quindi con Giancarlo abbiamo vissuto 2 anni come due fratelli. Io per me lui era il fratello maggiore, ed è stata un'esperienza di vita meravigliosa, e grazie ai tanti consigli anche di Giancarlo sono cresciuto, sono diventato più maturo. E poi l'altra domanda, l'ultima, è per il mister: se Mediaset vi diceva qualcosa durante la settimana, nel senso, cosa, se c'era qualcosa che si poteva dire, che non si poteva dire, soprattutto, ecco, metteva qualche paletto da questo punto di vista. No, la cosa bella è che Mediaset ha sempre detto: ricordatevi che ognuno di voi ha delle responsabilità ben precise, fate attenzione sempre ai comportamenti, alle logiche, all'educazione, al rispetto, però siete liberi di fare quello che volete. Però qualsiasi cosa voi facciate, ricordatevi che vi assumete sempre la responsabilità. Quindi io, per esempio, non sono uno portato agli eccessi, tipo una bestemmia, no? Faccio un esempio. Però nella vita può capitare che ti scappa fuori detto qualcosa di sbagliato. E io gli dicevo sempre a Giancarlo, alle persone che mi stavano vicine, soprattutto quando andavo negli spogliatoi: ricordatemi delle telecamere, ragazzi, perché il pericolo serio che corri è che, essendoci telecamere dappertutto, come diceva Lorenzo, c'era la possibilità che tu entravi, dicevi una stronzata che potesse penalizzarti come figura. Ti faccio un esempio. Io una volta, riprendendo Scandroglio, che era un ragazzo di colore, gli dissi: Scandro, allora tu bisogna che mi dai retta quando dico le cose, se no mi fai incazzare. Allora ti sto dicendo 1000 volte che devi togliergli tempo e spazio, devi accorciare prima, devi aggredirlo prima del centrale dell'attaccante, altrimenti questo ti fa nero. Quando io ho detto questa cosa qui, io ho visto Scandroglio un po' perplesso e poi ha fatto una risata, perché ho pensato che il fatto di avergli detto che quello ti fa nero, ma nero nel senso dal punto di vista sportivo, sì, non certo, riguardando il colore della pelle. E lì per lì io ho avuto la preoccupazione, la paura, e dico: ho fatto una cazzata, ho detto una cosa che molto probabilmente è penalizzante per lui. Però poi, come sono venuti gli autori, mi hanno detto: Ciccio, ti abbiamo visto preoccupato. Dico: io sono preoccupato perché ho detto una cosa riferendo al colore della pelle. Però non mi hanno detto: ma nel modo in cui l'hai detto si è capito il senso di quello che tu volevi dire, quindi non è stata per noi penalizzante, quindi ti tranquillizziamo. E anche con Scandroglio mi disse: mister, io ho capito il senso, e quindi mi è venuto da sorridere,
perché io non mi sono sentito penalizzato. Ecco, ti ho fatto questo esempio perché Mediaset ti dice: voi siete liberi di dire o di fare quello che volete, però state attenti perché se capita una cosa sbagliata poi ne dovete subire le conseguenze. Vabbè, certo. E invece Lorenzo Spagnoli, che poi hai vinto quella prima edizione e sì, ti sei aggiudicato, diciamo così, il ritiro, insomma, quello famoso con la Juventus, ne hai parlato tante volte. Se ci puoi dire qualcosa, insomma, di quel ritiro, tra l'altro sei l'unico dei tre vincitori dei due anni, quindi di sei giocatori, poi in realtà sette perché c'era anche Bertaccini che fece il ritiro con l'Inter come premio, diciamo, ad honorem, l'unico ad aver segnato un gol in ritiro con la squadra con cui era andato a fare il ritiro. Sì, quello è stato per me un anno, un mese bellissimo, un mese più bello della mia vita. Dopo la nascita di mia figlia è stato secondo me il momento più bello della mia vita, perché se tu provi a immaginare a un innamorato del calcio come me dare la possibilità di vivere un mese a contatto con questi grandissimi campioni che si dovevano preparare per degli obiettivi importanti, che i loro obiettivi erano vincere un campionato in Serie A, vincere una Champions League e vincere un mondiale, perché l'anno dopo, loro nel 2000, io sono nel 2005, nel 2006, quindi sì, l'estate, fine di quel campionato, hanno vinto tutti, quasi tutti di quella Juventus lì, hanno vinto il mondiale. Quindi vedere la maniacalità di questi grandi campioni nel prepararsi e nel curare proprio le sfumature, i particolari di ogni allenamento fisico, tattico, tecnico, per me è stata un'esperienza unica e posso ringraziare solo l'esperienza campione, perché sennò mai nella vita mi sarebbe potuto capitare una cosa del genere. Quindi ripeto, è stato secondo me il mese più bello della mia vita in assoluto. Più la ciliegina è stata che mi ha scelto la Juventus e io sono juventino, quindi tutta la mia famiglia juventina, per me è stata il giorno che ho fatto gol sul rigore, che me lo sono causato, e lì già ho detto: guarda com'è facile prendere un rigore alla Juventus, no? Perché ho usato subito il rigore e me l'hanno dato. Dopo lì è venuto Mutu, è venuto Turam e mi hanno detto di calciarlo. Io inizialmente gli avevo detto di no, invece dopo hanno insistito, sono andato sul dischetto e sono riuscito a fare gol. E il pensiero che c'era mio papà a casa a guardare su Sport Italia la partita e mi ha visto con la maglia della Juventus insieme ai Nedved, Del Piero, ai Vera, ai Turam, ai Trezeguet, a Ibrahimovic, in mezzo a loro a giocare e in più fare gol anche su rigore, e io in quel momento mi sono sentito veramente realizzato, e dare una gioia così anche a mio papà che era davanti alla televisione è stato per me... Ecco, qual è il primo pensiero, ma più che il primo pensiero, proprio la prima vibrazione che hai provato nel momento in cui sei entrato nello spogliatoio? Da una parte vedevi Ibrahimovic, dall'altra Del Piero, dall'altra parte Buffon. Guarda, io l'ho raccontato già tante volte, perché in quell'anno lì c'era capitato di conoscere, io Buffon l'avevo già conosciuto quell'anno lì, bene o male uno alla volta avevamo già conosciuto tanti campioni, però credimi, quando mi hanno messo nello spogliatoio e li ho visti tutti insieme, quindi a un certo punto ho visto proprio i Nedved, i Camoranesi, i Turam, i Buffon, i Del Piero, i Ibrahimovic, Trezeguet, tutti insieme dentro lo spogliatoio che mi hanno guardato e mi hanno iniziato a fare mille domande, perché loro seguivano il programma e c'erano, mi ricordo, 3-4 ragazzi, tra cui Blasi, altri ragazzi che registravano anche le puntate per vedere, c'erano piccoli... Cioè, quindi mi facevano delle domande che a volte io non riuscivo a rispondere, sapevano più loro che me. Quindi veramente mi ricordo che quell'episodio Buffon mi ha visto un po' in difficoltà, che ci conoscevamo già, lui di Carrara, come me, mi ha preso, mi ha fatto sedere, mi ha detto: ragazzi, facciamolo respirare un attimo, perché ero proprio in tilt, mi sembrava di vivere dentro un film in quel momento lì. E è stata fantastica. Però ricorderò sempre che l'umiltà di tutti questi grandi campioni, che a volte noi da casa li vediamo irraggiungibili, li vediamo su un altro pianeta, e li vediamo lontanissimi da noi, però sono ragazzi veramente con un'umiltà e una semplicità incredibile, perché mi hanno accolto e mi hanno fatto sentire uno come loro, in tutto e per tutto. E infatti li ringrazierò sempre, perché mi hanno fatto vivere un mese pazzesco.
Prima di chiudere, mister, chiaramente San Siro, Ferrari, scampi che conosci bene, hai conosciuto bene da calciatore. Però da allenatore ti è stata data una, non dico una possibilità, perché anche da allenatore avevi fatto buone cose, però di andare ad allenare una squadra che poi ha affrontato il Milan, la Sampdoria, la nazionale piloti. Che amichevoli sono state quelle? Un po' strane vedere su Mediaset Milan-Cervia, per esempio. No, è stato un colpo di genio degli autori, grazie alla forza di Mediaset, di poter andare a fare queste partite infrasettimanali per avere ancora un'immagine migliore. Però c'era l'incertezza che se tu andavi in uno stadio e venivano 1.000 persone e diventava un fallimento. E allora è stato, ci abbiamo pensato molto, però io dissi: ma ragazzi, proviamoci, se sarà un fallimento. Pazienza, andremo incontro a un fallimento, però la possibilità che questi ragazzi possano confrontarsi anche con queste squadre così importanti e vedere da vicino questi calciatori è un altro sogno che si può avverare per loro. E abbiamo avuto la fortuna, una fortuna straordinaria, perché dovunque andavamo c'era tantissimo pubblico, ma tu pensa che siamo andati a giocare a Palermo. E la settimana prima c'era andata la Juventus, avevano fatto 30, 38.000, quasi 39.000 paganti allo stadio. E siamo andati noi, siamo andati oltre 40.000, qualcosa. E praticamente c'era più gente a vedere Palermo-Cervia che non Palermo-Juventus, in termini di gente che aveva pagato allo stadio. E questo per noi è stata la soddisfazione in assoluto più bella, perché mai questi ragazzi avrebbero potuto pensare di giocare in uno stadio così pieno e soprattutto poi con tanta simpatia nei loro confronti. Ragazzi, grazie mille per questa chiacchierata. Io spero Grazie a voi. che ci potrà essere magari un Cervia 2.0, magari con Spagnoli, direttore sportivo e Graziani, Di allenatore. sicuro con i social che ci sono adesso sarebbe stato ancora più impattante quel programma. Sì, Però si sicuramente. chiamava Campioni il Sogno, e sono felice di quello che ha raccontato Lorenzo, perché Lorenzo ha vissuto questo sogno e la possibilità di poter vivere quel sogno. Quindi è stato un anno meraviglioso, un anno bellissimo per tutti. E ce lo ricorderemo per tutta la vita. E poi volevo abbracciare Lorenzo e dirgli che poi nel tempo ci sentiamo, perché faremo quella bella cosa Non insieme. vedo l'ora, mister, veramente. Un abbraccio, Lorenzo. Ciao, a Grazie, presto. mister, un In bocca al abbracciatona. lupo per tutto. Ciao. Crepi.